Fare squadra per aggiudicarsi 50 miliardi di euro dall'Unione Europea. Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria sono le regioni partecipanti al protocollo di collaborazione per potenziare la ricerca in Italia. La Toscana è stata la regione ideatrice del protocollo. Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo è quello di creare una collaborazione continua tra queste cinque regioni, prime cinque regioni. Noi auspichiamo poi che strada facendo sia anche altre regioni possano aderire, perché vogliamo essere più forti, più competitivi a livello europeo, quindi la finalità prima è quella di potenziare la capacità di ricerca delle nostre regioni, del nostro paese. Tecnicamente perché cinque regioni insieme hanno più possibilità di una? Perché cinque regioni insieme possono avere un apporto sinergico sulle varie iniziative che hanno già fatto, sulle varie esperienze, e quindi possono anche realizzare dei sistemi che sono meno autoreferenziali. Noi abbiamo bisogno di realizzare un sistema della ricerca italiana, e quindi è importante partire da cinque per arrivare poi a aggregare tutte quante le regioni per creare finalmente il dibattito su quali siano le sfide e i temi della ricerca. La conferenza stampa si è svolta nella sede della Regione Toscana a Roma. Ecco il momento della firma del protocollo. Erano assenti gli assessori delle regioni Marche e Umbria. In caso di vittoria dei bandi, quale percentuale sarà destinata alle università del Lazio? Le università del Lazio sono proponenti dei progetti, quindi noi supportiamo con questo lavoro la presentazione dei progetti in ambito europeo. L'Università del Lazio sono tra i protagonisti assoluti a livello nazionale della presentazione dei progetti, quindi tra queste cinque regioni siamo sicuramente la regione che presenta più proposte in ambito al settimo programma quadro, quindi la ricaduta poi sarà in base a quanto ne vinciamo.